Sembra no, di sera sono le 5. Ciao ragazzi, allora eccoci, abbiamo cenato, qui c'è il nostro fuoco, ovviamente con un riflettore davanti, okay? Siamo già intorno agli 0 gradi, con i ragazzi abbiamo fatto una buona scorta di legna che stanotte useremo, cercheremo adesso di tenere il fuoco acceso finché riusciamo, perché poi le temperature scenderanno drasticamente. Questo è il nostro riparo, domani mattina magari vi faccio vedere meglio quello che abbiamo fatto, che è bello saldo, bello, bello solido, e stanotte dormiremo qua dentro praticamente. Ok, quindi avremo il fuoco abbastanza vicino e riusciremo a stare tutti e tre qui in questa zona. Allora ragazzi, qui la mia lanterna a petrolio, che comunque è sempre un strumento old school e super affidabile, ovviamente quando prima di uscire la caricate col petrolio, eccetera. Qui abbiamo fatto una scorta di legna, vedete? Stiamo scaldando davanti al fuoco e abbiamo appeso il nostro cibo lontano verso quella direzione perché qui è una zona dove ci sono orsi e lupi anche. Quindi il cibo lo teniamo lontano da dove dormiremo stanotte. Vedete, a terra ancora c'è neve. Questa notte ci aspettiamo di andare qualche decina di grado sotto lo zero. Ciao ragazzi, appena svegliati, come temperature siamo meno 1,5, eravamo 73% di umidità, come temperatura del periodo è abbastanza alta, però comunque siamo sempre sotto lo zero. Abbiamo appena acceso un fuoco per scaldarci, abbiamo passato la notte qui, questo rifugio che ci siamo costruiti, stile pionieristico diciamo, con accette, seghe e tutto il resto diciamo cordame. E solo con i sacchi a pelo, quindi non abbiamo portato tenda, non abbiamo portato niente, abbiamo creato questo riparo con quello che abbiamo trovato nel bosco, con appunto le nostre accette, e abbiamo fatto un riflettore di calore, vedete qua, e niente, la notte l'abbiamo passata abbastanza bene, insomma. Guardate ragazzi, usando la trivella, come ho fatto vedere, mi sono costruito questa torcia svedese facendo due fori, uno sopra e uno sotto. Il legno è un po' marcio, perché ovviamente abbiamo preso legno a terra e ogni tanto basta ravvivarlo, ma ha preso abbastanza bene, vi faccio vedere. E adesso andrò a cuocermi la colazione qui sopra. Allora, ragazzi, vi spiego un attimo due cose. Questa torcia svedese, costruita con questo, fatta con questo sistema, con la trivella, ha alcune differenze rispetto a quella classica che si vede, no? Del ciocco spaccato in quattro, dove si rimuove la parte centrale e appunto si uniscono con un pezzo, diciamo, di fil di ferro o comunque un materiale che non,
non brucia velocemente i quattro pezzi. Questa torcia qua, appunto, essendo fatta con la trivella, diciamo ci mette un po', però alla fine io ho notato che ha una durata maggiore, nel senso che questa qui è un'ora che sta bruciando e vedete, brucerà ancora per diverse ore, ok? Si potrebbe mettere tre chiodini, no, se uno ce l'ha, e farla diventare un vero e proprio fornello. Comunque un po' scalda anche qualora uno avesse le mani fredde, eccetera, e in più ci si può cucinare, ma questo anche con la torcia fatta dividendo i quattro pezzi con l'accetta. Quindi in questo caso anche uno non avesse un'accetta può comunque realizzarla, e io ho notato che ha una durata maggiore perché comunque andando a sezionare i pezzi, rimuovere la parte centrale, comunque un dispendio di legno c'è. Niente, tutto qua. Questo è un legno un po' marcio, come vedete, marcio, un po' secco ma un po' andato, quindi ogni tanto ecco, uno gli dà una soffiatina e si riavviva subito la fiamma. Però comunque sta durando veramente tanto, è un qualcosa che uno magari è arrivato al campo, non dispone di un fornello, comunque è scomodo nel fuoco, può realizzarsela e usarla per cuocere gli alimenti o... E poi continua a bruciare, quindi si può anche, volendo, anche scaldare in seguito le mani, eccetera, eccetera. Ovviamente non fa il calore di un fuoco principale, ma comunque è sfruttabile anche per questo. Ovviamente, vedete, una volta che sotto si è fatta la bocca, quindi interamente bruciando, senza andare a togliere materiale, si crea da solo questa bocca, si può mettere dei pezzetti di legno sotto. E praticamente si ha un vero e proprio fornello praticamente, no? Vedete? Allora ragazzi, eccoci qua. Siamo in partenza, sono le 10:30 del mattino. Qui è dove abbiamo dormito. Praticamente questo è stato il nostro rifugio che ci siamo costruiti con tutto quello che abbiamo trovato nel bosco. Qua abbiamo fatto delle legature quadre per fissare il traverso che mantiene la struttura, ok? L'abbiamo anche puntellato sotto. Poi ovviamente qui abbiamo coperto con rami di piante cadute che abbiamo trovato qua in zona, ok? Poi qua abbiamo fatto ovviamente una specie di panca puntellata, okay? Sotto abbiamo messo delle foglie di abete, eccetera, per ammortizzare un po' e per isolarci dal terreno. Qui abbiamo fatto il nostro riflettore di calore. Vedete, adesso stiamo spegnendo il fuoco con la neve in modo tale che di non lasciare, diciamo, tizzoni ancora vivi al nostro, quando ce ne andremo, insomma. Per questa occasione gli strumenti che abbiamo usato sono le accette e le seghe e i coltelli, ovviamente. E io ho portato la Grandforce Small Forest Axe, ok, perché era abbastanza ancora portabile e diciamo con un certo peso in caso appunto dovessi battere, eccetera. La mia sega era la Gava, questa qua. Roberto e Andrea avevano le Silky. E niente, a parte il sacco a pelo e gli strumenti da taglio, diciamo non ci siamo portati tende, non ci siamo portati altri tipi di ripari. I ripari ce lo siamo costruito qui nel bosco. Vi ho fatto vedere la piccola torcia svedese che ho realizzato con una trivella. E come vedete l'ambiente è innevato, ok? Questa notte siamo stati intorno ai meno 2, meno 3. Abbiamo dormito, temperature un po' alte per il periodo, però comunque sotto lo zero. La neve infatti è tutta ghiacciata. Adesso ci accingiamo appunto a lasciare il nostro campo. Come vedete qua, ce ne andiamo, ma la giornata non finisce qua, perché se nel primo giorno abbiamo fatto questo, diciamo, questo riparo, no? Da pionieristica, se vogliamo, no?
Adesso affronteremo un trekking, niente di estremo, ma comunque faremo un bel trekking con un 500-600 metri di dislivello. E cambiamo gli zaini, mettiamo gli zaini leggeri e andiamo ad affrontare il trekking con dei panorami bellissimi che poi vi mostrerò. Ciao ragazzi, cambio di zaino. Abbiamo abbandonato lo zaino pesante diciamo, il pernotto nel bosco e abbiamo messo lo zaino leggero. E adesso ci accingiamo a fare un bel trekking, ok, con dei paesaggi meravigliosi. Per terra è ghiacciato, quindi abbiamo i ramponcini e poi faremo vedere. Oggi è una bellissima giornata, vi faremo vedere che panorama che c'è. Eccoci ragazzi, siamo già sulla vetta. Guardate che panorama. Qui c'è neve ghiacciata a terra, guardate che panorama. Dopo un giorno di campo, ok? Siamo arrivati qua. Guardate che montagne meravigliose, c'è la neve anche alta. Guardate che spettacolo. Guardate, guardate che meraviglia, stupendo ragazzi, questa è avventura. Adesso ragazzi stiamo nella strada di ritorno, qui c'è una piccola deviazione che ho scoperto che porta ad un bellissimo capanno dei cacciatori su un posto meraviglioso, adesso ve lo faccio vedere, guardate, guardate qui cosa si apre, guardate, bellissimo, guardate dove siamo. E eravamo su quella croce là. Ciao ragazzi, eccoci qua. Non ho girato, faccio questa parte di video. A questo punto avete visto tutta la seconda parte sia del campo che del trekking. Faccio questa parte del video perché mi sono reso conto di aver completamente dimenticato di farvi i video nell'ultima parte dell'uscita, proprio completamente dimenticato, preso con gli amici e fare l'escursione eccetera, completamente dimenticato, ma magari è un'occasione per fare un po' un preambolo sul weekend che abbiamo fatto. Il weekend, come avete visto, è stato sviluppato in due attività, in 2 giorni e una notte passati nel bosco in una zona estremamente selvaggia, con molte tracce e anche presenza di grossi carnivori. E il primo giorno è stato curato, diciamo, l'aspetto bushcraft e pioneristico, diciamo in questa zona,
Come avete visto, abbiamo costruito il riparo, avevamo solo il sacco a pelo, gli strumenti tipici dell'attività bushcraft, della pionieristica, cordame, accette, seghe, coltelli, eccetera. Abbiamo costruito questo riparo da zero, sfruttando le ore di luce che avevamo a disposizione e quindi si è incentrato su questa attività. Il giorno successivo, appunto, la giornata è stata dedicata a un bel trekking che abbiamo fatto, quindi siamo tornati indietro. Dalle auto eravamo circa 40-45 minuti, siamo tornati indietro alle auto, c'è stato un cambio di zaino la mattina presto, abbiamo preso uno zaino con l'essenziale, diciamo, a quel punto perché era inutile portare sacchi a pelo, cose, eccetera, accette, e facendo il trekking. Quindi abbiamo mollato gli zaini pesanti, abbiamo preso gli zaini più leggeri e abbiamo affrontato il trekking. Quindi dal ritorno alle auto, c'era circa dal campo alle auto un 200-250 metri di slivello, poi abbiamo intrapreso il trekking e abbiamo fatto altri 700 metri di slivello. Io sul video precedente dico un trekking di 500 metri di slivello, ma in realtà erano 700 metri più i metri per ritornare alle auto e da lì poi ripartire, perché era su un altro versante. Secondo me è stato un bellissimo weekend, ok? Avevo piacere anche con i ragazzi, è stata anche un'occasione per approfondire la costruzione di riparo, eccetera, per trattare, diciamo, questo tema del bushcraft, dell'attività pionieristica. Abbiamo usato diciamo, le nozioni basiche, dai nodi, dalla legatura quadrata, il nodo da muratore, diciamo, per la costruzione, a puntellare, a diciamo, sistemi per creare il riparo a incastro, appoggiando sopra, intrecciare le frasche, insomma tutte quelle attività lì. Avete visto, ho fatto una torcia svedese, avevo portato anche una fresa da Fresartage, quindi una piccola fresa manuale. E invece il giorno successivo, appunto, la cosa si è improntata anche sul trekking e la visione di panorami estremamente belli, ecco. E nella giornata precedente, appunto, ci tenevo a dire questo, magari arricchirò adesso il termine del video, vi aggiungo qualche foto, potete vedere qualche bello scatto che abbiamo fatto. Non ho fatto tantissimi video proprio nel mentre realizzavamo il riparo, uno perché sarebbero stati lunghissimi e due perché comunque, vi dico la verità, arrivato al campo la mia priorità era mettere su il riparo, creare il riparo. Cioè il video viene dopo, ovviamente è una cosa bella da condividere, eccetera, però in quel momento ero concentrato sulla costruzione del riparo, diciamo. Quindi diciamo che ho dato la priorità a quello. Come sapete, comunque potete immaginare, non è sempre facile nel bosco con il terreno in un certo modo, eccetera, eccetera, mettere lì cavalletti, cose, riprese, eccetera. Diciamo che in quel momento la mia priorità era costruire il riparo. Una volta che il riparo e le altre cose erano quasi a posto, mi sono potuto dedicare di più all'aspetto video, parlato, trattativa, spiegare un attimino quello che abbiamo fatto, eccetera. Quindi solo per questo. Appunto nel secondo giorno abbiamo fatto anche un pranzo nel bosco, nella fase di ritorno. Vi ho fatto vedere anche diciamo, quella struttura panoramica creata appunto, che era una specie di tettoia dei cacciatori. E niente, è stato un bellissimo weekend che sicuramente ci ha avvicinato molto alla natura, ci ha permesso di mettere in pratica molte nozioni, molte cose. Penso che i ragazzi sono stati molto molto contenti di aver provato questa esperienza, anzi penso, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. È stato un modo per me anche per riflettere, ho ripensato a quello che abbiamo fatto l'anno scorso con il mio amico Claudio, quando siamo stati 3 giorni nei boschi e in quell'occasione ovviamente avevamo solo il coltello e non avevamo cibo. Vi assicuro che questa volta, nonostante tutto l'occorrente, creare un riparo a tutte le strutture in una giornata, diciamo, scarsa, perché comunque da quando siamo partiti fa notte molto presto, la sera eravamo stanchi, anche il giorno dopo del trekking devo dire che il lavoro fatto il giorno precedente, devo
del riparo, quindi prendere la legna, tronchi, portarli giù, tornare su, cioè è un'attività che richiede molto molto impegno fisico, energetico, perché c'è da segare la legna, spaccarla, e quindi sulle gambe si sentiva il secondo giorno, abbiamo notato. Comunque è stato bellissimo fare anche, perché comunque c'era un aspetto, diciamo, escursionistico e di panoramico che secondo me era, ci tenevo a far vedere ai ragazzi. Niente, il video, vi ripeto, si conclude qua. Vi aggiungo qualche foto a fine video, qualche scatto. Penso che tutte le parole sono superflue. Comunque, se avete domande, curiosità, volete informazioni, come è capitato, molti mi hanno scritto o mi scrivono in privato per chiedermi consiglio, eccetera. Io, ripeto, sono sempre disponibile, quello che so ve lo dico molto volentieri. Qualcuno mi ha detto quali basi ci vogliono. Come ho detto in qualche altro mio video, io comunque ho delle basi comunque create dai corsi che ho fatto, e il resto poi l'ho sperimentato. L'ho sperimentato, l'ho messo in pratica, anche prima di iniziare a aprire il canale e quindi mostrare le mie attività. Quindi quello che avete visto nel video è frutto di anni e anni comunque, dove c'è una pratica sia del campeggio essenziale che dell'escursionismo che di tutto il resto. Quindi non è una cosa che uno improvvisa così. Ci sono anche molti manuali, quindi voglio dire, alla fine uno studiando, leggendo e mettendo in pratica, certe nozioni comunque si apprendono anche in questo modo, ok? Che dire, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!